Nello scorso video vi ho detto che oggi sul canale si sarebbero sfidati due ospiti. Bene, li avete già letti dal titolo, sono mio fratello Antonio, l'uomo delle centinaia di migliaia di views, e la mia ragazza Valeria. La sfida è estremamente semplice, si tratta di 5 prove fisiche e il primo a vincerne 3 si aggiudicherà il premio, ovvero 50 euro. Prima di iniziare vi dico solo che se questo video raggiungerà i 1200 like rifaremo una sfida simile a Antonio contro Valeria, per cui se volete mettete like e scrivetemi nei commenti che prossime sfide volete che facciano. Spero di aver detto tutto, non ci resta che aggiornarci fuori. Quindi raga, siamo pronti per la prima sfida in cui dovranno sfidarsi Antonio e Lavali è il plank, per cui stare più tempo in posizione ovviamente vince chi sta più tempo. No, e ovviamente vince Lavali. Antonio sta pronosticando già la sua sconfitta, ma questo lasciamo il tempo alla sfida di definirlo. Pronti? Sì. Parte ancora la prima, raga. 3 2 1 via. Non mollano più. Eccolo, è finito. Quindi punteggio parziale, raga, 1-0. Antonio ancora morto per terra, come la pronostico Lavali l'ha arato. Io in scioltezza proprio. L'ha distrutto, no, c'è da dire che l'ha distrutto. Per cui punteggio parziale, appunto 1-0, andiamo con la seconda sfida. Adesso c'è Lavali che invece è disperata perché dice che avrà già perso, ma è tutto da vedere. La sfida è correre da una parte all'altra di questo campo, che penso siano circa un 100-120 metri, una cosa di questo genere. Chi corre nel minor tempo possibile si porta a casa il punto. Pronti? Circa. Lavali è disperata, raga, è già disperata. No, io perdo. Vamos! 3, 2, 1, via! E ciao! Con 10 secondi Antonio se la porta a casa. Vali, sei partito in ritardissimo. Grande Ianno. Quindi anche la seconda sfida è andata, stavolta Vali perdente, per cui punteggio parziale 1-1. Vali, qualche reazione a freddo? Adesso ho bisogno di 20 minuti per recuperare. Sì. Partiamo subito con la terza sfida. La terza sfida sarà il massimo numero di piegamenti in 40 secondi senza gambe appoggiate. Qua Antonio sta già iniziando a mettere regole, la destra manca perché vuol vincere, vuol portarsela a casa. C'è da dire una cosa, Antonio, come sapete nell'ultimo periodo è un mostro nei piegamenti, sì, si può dire. Per cui Lavali, che è una ragazzina, che fa schifo, ragazzina, che è una femmina, e avrà il vantaggio che può tenere le ginocchia appoggiate, per cui farà le mezze. Sì, vabbè, non mi darà tanto i mezzi piegamenti. Cosa, ma ok. Vediamo come va. Pronti? Aspetta. Ci sei? No, c'è la formica, no! 3, 2, 1, via! Vai! Cinque secondi, 4, 3, 2, 1, terza sfida andata, raga, Lavali ha rischiato di battere Antonio perché abbiamo fatto un 26-24, che è tanta roba, complimenti a entrambi, bravi. Con le ginocchia appoggiate. Vabbè, Vali, Antonio, ci sta. Passiamo quindi alla quarta prova, dobbiamo scendere giù in cantina dove c'è la sbarra delle trazioni, perché sarà chi sta più appeso alla sbarra, ci rientra un attimo giù. Siamo quindi alla quarta sfida, questa sbarra delle trazioni ormai dovreste conoscerla a memoria su questo canale. Se Antonio dovesse vincere sarebbe 3-1, per cui si aggiudicherebbe automaticamente la vittoria e anche 50 euro, per cui Antonio carico? No, mi batte. E dai, non essere pessimista, su, partiamo, dai, via! Dai, Yanno, su. Ma le mani? Stai, Yanno! No, Yanno! Cos'è sta roba? 7 secondi! Però dai, glielo faccio riprovare. 3, 2, 1, via! L'ho lasciata apposta, Toglio, se ma stai... Ma le mani, guarda! Stai, Yanno, resisti! Dai, ma cos'è 5 secondi? 6 secondi! Vali, se perdi questa sfida, male. 3, no, aspetta. 2, 1, via!
battuto, brava. Ok, da adesso in poi l'hai già battuto in sostanza. Quindi quarta sfida imbarazzante, raga. Antonio si è fatto arare dalla Vali. Adesso passiamo alla quinta sfida. Non vi dico subito di cosa si tratta, vi dico solo che si dovranno ammazzare. E chi vincerà l'ultima sfida chiaramente si aggiudicherà quindi il premio, quindi 50 euro. Andiamo fuori e vi dico di cosa si tratta. Siamo quindi all'ultima sfida. Chi vince questa sfida si porta a casa i 50 euro. Per finire in bellezza vincerà chi farà il massimo numero di burpees di fila. E chi di voi fa burpees sa di cosa stiamo parlando. Penso che sia una cosa che li ucciderà. Non ho sinceramente idea di chi possa vincere. Non ho nessun pronostico. Per cui è tutto assolutamente aperto. Ma Antonio è sicuro di sé? No, io ti fa, io voto Vali. Andiamo, pronti? No, così mi paghi. Via! Raga, ma sono qui da mezz'ora. Cioè, non mollano più, stanno andando avanti da mezz'ora. Raga, la sfida è ufficialmente finita e non so se... Io pensavo che i burpees ne avrebbero fatti sì e no 10. Invece sono andati avanti per quanti minuti? 4 minuti? 4 minuti e mezzo. Cioè, fuori di testa, io non avrei mai pensato una cosa così. E purtroppo, perché io ti favo la Vali, sinceramente, Antonio l'ha battuta con non so quanti burpees. E per cui vince per 3. Esatto, se volete che si rifaccia la Vali, darle una seconda possibilità. Arriviamo a 1200 like e scrivete nei commenti che sfide volete che facciano, perché a me è piaciuto questo video, anche perché hanno dovuto fare, cioè hanno fatto tutto loro, io ho solo fatto le riprese, per cui è perfetto dal mio punto di vista. Il premio quindi, ovvero 50 euro, vanno a me, che però ha deciso di usarli adesso, non tutti, una parte. Ho deciso. Ha deciso di usarli, però offrirci un pranzo, per cui stiamo andando a pranzare, se sapete dove, se mi seguite su Instagram. Tra l'altro la settimana in cui uscirà questo video, per cui penso entro venerdì, uscirà una super notizia che non vedo l'ora di darvi, però devo per forza aspettare ancora un po' perché devono arrivare le ultime cose e sarà tanta roba. C'è stato, diciamo così, il primo grande passo di questo canale e scoprirete tra poco cosa. Per oggi è finita. Noi ci vediamo in un prossimo video, chi fa la chiusura? Dai, vai! Dai! Dai, vai! Insieme! 3, 2, 1, dai! Dai!